volevamo, prima di iniziare questo incontro con Vinicio e Goffredo, chiedere a questo bel teatro, a tutti voi, di fare un minuto di silenzio per le persone che ieri sono arrivate purtroppo morte sulle coste di Lampedusa dell'Italia, e soprattutto anche per chiedere che il nostro Paese insieme all'Europa attivi dei canali umanitari per far sì che le altre persone che sono dall'altra parte del Mediterraneo possano arrivare salve a ottenere la protezione di cui hanno il diritto. Grazie. Sicuramente è una situazione non facile per poter vedere degli orizzonti concreti, no? al cambiamento. Però io penso proprio che proprio per questa difficoltà sia molto importante riattivare un'energia e un entusiasmo anche ideale di azione militante, chiamiamola. Cioè, noi crediamo che sia necessario andare a salvare le 20.000 persone che tutti sanno che stanno in Libia e che cercheranno di arrivare con i barconi. Allora dobbiamo ottenere che si riesca a fare questo. Ci sono le capacità e le disponibilità tecniche per farlo, ci vuole la scelta politica per farlo. Per ottenere questa scelta politica l'unico modo è agire a pressione sulla classe politica e costantemente, senza rinunciare. Lo stiamo facendo con un appello che sta raccogliendo migliaia di firme, che è partito da meltingpot.org, che chiede proprio esattamente questo. E lo dobbiamo continuare a fare con iniziative di tutti i tipi che cerchino di rendere chiare ed evidente l'insostenibilità della vergogna che stiamo vivendo. Che cosa succede nel momento in cui fermiamo i flussi di immigrazione clandestina, contrastiamo i viaggi irregolari? Succede che i migranti dicono: ah sì, scusate, non lo sapevo, torno a casa? No, non succede questo. Una persona che viene fermata si ferma appena prima. Si ferma nei luoghi di transito, sono chiamati ufficialmente, vuol dire nelle coste libiche, nelle coste egiziane, tunisine, appena dentro nell'entroterra. Quando riesce si ferma libero, spesso si ferma detenuto dalle polizie degli stati terzi, a cui noi diamo finanziamenti e supporti perché li detengano e perché li fermino. Non possono tornare attraverso il deserto in Eritrea, in Somalia, e comunque non possono tornare nei paesi da cui fuggono. E quindi da lì cercheranno di nuovo di partire. E quelli che riescono ad arrivare vivi ottengono la protezione umanitaria. Allora c'è una cosa molto semplice, se ragioniamo in tutto ciò, da fare: aiutare queste persone a ottenere la protezione umanitaria senza rischiare la vita. Abbiamo preferito fare i respingimenti invece che dare a chi ha diritto a protezione la possibilità di raggiungerla senza rischiare la vita e senza finanziare quelle persone che noi continuiamo a chiamare trafficanti, organizzazioni delle tratte, mafie delle tratte, degli esseri umani. In realtà sono sicuramente persone deprecabili, ma sono semplicemente chi dà il servizio per attraversare quelle frontiere che non è permesso attraversare. Ok, ma allora li vuoi far venire tutti qua? No, non è questa la questione. La questione è che se noi continuiamo a nascondere la questione al di là del Mediterraneo, non l'abbiamo risolta. Bene, non è che siccome li teniamo fermi lì nelle coste libiche la questione è risolta. Quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni è aumentare il nesso tra paura e controllo, portare la crescita della sensazione di invasione, della sensazione di paura, a giustificare l'aumento delle azioni di controllo e di finanziamenti per le azioni di controllo. Come interviene l'Europa? Dobbiamo chiedere di intervenire in una direzione o in un'altra. Allora, l'Europa ha tolto tantissimi fondi a tutte quelle azioni che possono sviluppare percorsi di migrazione regolare. Bisogna poter sviluppare questi canali regolari, gestirli in maniera complessa e è difficile tutto quello che vogliamo, ma provare a farli è una direzione diversa dal continuare solo invece a gestire il controllo in maniera militare e poliziesca, come Frontex continuerà a fare, se quella sarà l'unica linea. E poi smettiamola essenzialmente di parlare di immigrazione illegale, perché l'illegale è una persona che, sapendo di fare del male a qualcun altro, non rispetta una legge e agisce contro qualcun altro. Il migrante che viaggia senza avere il permesso lo fa perché non ha altra possibilità,
perché qualcuno gli ha detto: siccome tu sei nato dalla parte sbagliata, non hai la possibilità di fare quello che invece fanno quelli dalla parte giusta. Tutto ciò che è stato costruito dal punto di vista del sistema securitario e dell'azione di contrasto, dall'espulsione ai respingimenti a tutte le forme di polizia sviluppate in questi anni contro le migrazioni, si basa su una grande, ben confezionata opera di comunicazione che sostiene questa direzione. Per cambiare la prospettiva bisogna cambiare il racconto di questo fenomeno. Per cambiare il racconto di questo fenomeno c'è un'unica direzione, quella di dare la possibilità a chi vive quel fenomeno di raccontare ciò che vive, sente, prova, conosce attraversando la strada della migrazione. Questo è quello che bisogna fare, quello che tutti noi con queste telecamere dobbiamo cercare di fare, quello che i migranti stessi possono auto-realizzare, ed è un'operazione essenziale perché la comunicazione di queste, intorno a queste storie sia una comunicazione di racconti, di presa diretta, di esperienze dirette. Da qui è da lì che possiamo poi partire per sviluppare altre politiche. Io non posso pensare che il mio documentario cambi quell'azione politica immediatamente, no? Però devo permettere alla gente di accedere a dei racconti, a delle informazioni, a delle esperienze che costituiscono un diverso tipo di uno strutturale che permetta di reagire in maniera diversa alla scelta politica. Cioè, io devo arrivare al fatto che se qualcuno dice dobbiamo chiudere le frontiere contro le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici di esseri umani, la gente abbia gli strumenti per capire che cosa c'è di scorretto in questa frase. No? Io non posso farlo soltanto con la mia parola, lo posso fare dando voce a quelle persone che non sono immigrati illegali, ma che sono persone che cercano di ottenere un loro diritto, scontrandosi contro una chiusura che invece nega quel diritto.